Presidente, oggi è allegro, le carte gli passano. Buongiorno, seduta del 7 luglio, invito il segretario a chiamare l'appello. Prego, segretario. 12:24, Frascapolata. Presente, autorizzo la registrazione. Amore. Presente, autorizzo la registrazione. Di Napoli. Presente, autorizzo la registrazione. Orsinetti. Gallè. Presente, autorizzo la registrazione. Governale. Longo. Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo. Romano. Scambri. Presente, autorizzo la registrazione. Palumbo lo vedo. Sono presente, autorizzo la registrazione. Allora, verificata la presenza del numero legale. Ok, abbiamo credo preso nota già durante l'appello. Allora, verificata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta odierna. Allora, prima seduta del mese di luglio. Allora, ci sono una serie di comunicazioni da dare al Consiglio. Forse la più urgente delle comunicazioni da dare è anche forse la più fresca e si riferisce a alle dimissioni dalla carica di assessore alle culture di Adam Darascia. Questa comunicazione comunque si ricollega anche all'incontro che avremmo dovuto avere noi questa mattina a Palazzo Zino per discutere con l'assessore di presenza della delibera di giunta dell'atto di indirizzo che vi ho trasmesso per conoscenza riguardante attività che dovranno essere programmate in questa stagione estiva in siti come Villa Trabia, ma anche altri siti, e anche per discutere di altre questioni afferenti le deleghe dell'assessore, tra cui ad esempio la destinazione di Villa Costa. E come vi ho annunciato ieri, l'assessore mi ha comunicato la propria indisponibilità per motivi personali, e scusandosi con tutti noi per questo impedimento, e oggi abbiamo appreso di questa decisione dell'assessore Adam dimettersi, decisione che ci lascia assolutamente sorpresi da un lato e profondamente dispiaciuti, almeno per quanto mi riguarda, dall'altro, perché con l'assessore Adam Darascia abbiamo sempre avuto una grande apertura di credito, una grande collaborazione istituzionale. La seduta che si è svolta qualche giorno fa in videoconferenza credo che possa ritenersi come la seduta con gli assessori più costruttiva e più collaborativa, fermo essendo ovviamente che si tratta di deleghe non quali quelle del decentramento, che sono deleghe ovviamente in questo momento particolarmente rognose.
Facendo anche un raffronto per quanto mi riguarda con altre figure assessoriali che ricoprono altre deleghe, posso dire, almeno a mio modo, a mio giudizio, che l'incontro con l'assessore è stato un incontro più costruttivo, tant'è che ha avuto poi un risvolto in un desiderio da parte dell'assessore di rincontrarci questa volta fisicamente presso la sede del suo assessorato. Non è stato possibile originariamente per motivi lavorativi, in ultimo per motivi personali, e oggi abbiamo appreso di questa decisione. Leggo a tal proposito una dichiarazione proprio di pochi minuti fa del sindaco, che ha preso delle dimissioni presentate dall'assessore Andarascia, lo ha invitato a rivedere tale decisione e comunque ad attendere per ogni determinazione la celebrazione delle iniziative del festino in onore di Santa Rosalia, alla cui preparazione Adam Darascia ha significativamente contribuito. Io ovviamente leggo con favore queste dichiarazioni del sindaco, che sono testimonianze del fatto che si tratti di una decisione sicuramente non voluta dal sindaco, non concordata con il sindaco, e da queste dichiarazioni emerge la volontà di chiedere all'assessore Adam di ripensarci per il buon lavoro fatto e per il lavoro da fare da qui ai prossimi 2 anni, e mi auguro che questo appello possa sortire l'effetto da tutti noi, almeno per quanto mi riguarda, è sperato. Anche io esprimerò appunto gratitudine per il lavoro svolto all'assessore Adam, e cercherò nel mio piccolo di ripensarci affinché possa rimanere in giunta. Visto che comunque si tratta di un assessore fresco, perché la sua nomina risale credo a poco più di un anno fa, e quindi le iniziative ovviamente poi si vedono nell'arco non solo di un anno, ma nell'arco quantomeno di un paio d'anni o anche 3, visto e considerato che il mandato scade nel 2000 e 22. Quindi ci auguriamo, almeno mi auguro che si possa tornare a lavorare insieme, a riprendere in mano i ragionamenti, ma non solo i ragionamenti che erano stati portati avanti, e tenuto conto del fatto proprio che l'assessore aveva proprio espresso il desiderio di collaborare con l'ottava circoscrizione, immagino anche con tutte le altre circoscrizioni, ma in particolar modo tengo a precisare che ha espresso grande disponibilità a incontrarsi, a lavorare unitamente con l'ottava circoscrizione. E questa è una comunicazione. Poi ci sono altre comunicazioni di cui vi volevo dare lettura. Poi ovviamente mi fermerò e vi darò a voi la parola, non le leggerò tutte. Allora, però ci sono alcune comunicazioni che vanno date magari in premessa. Allora, un'altra comunicazione proviene dalla quinta commissione consiliare, che ci scrive in riferimento alla proposta di delibera avente per oggetto, ti ringrazio, avente per oggetto attuazione articolo, sì, l'avevo letta, grazie, grazie. Articolo 181, modifica e integrazione mini-sperimentale delle aree pedonali già individuate dal PGTU. Si chiede alle signore loro se hanno ricevuto la proposta succitata, se hanno già provveduto ad esprimere parere e se hanno considerazioni in merito alla proposta. Riguardo le aree pedonali, quindi un'integrazione, io ho risposto. Ma anche le altre circoscrizioni hanno risposto che non abbiamo ricevuta alcuna richiesta di parere su questa proposta di delibera. Successivamente a questa richiesta da parte della quinta commissione,
pervenuta invece una richiesta, una mail simile da parte della terza commissione consiliare. La terza commissione consiliare chiede alle circoscrizioni, scusate un attimo che mi sono incartato in questa mole di carta, allora, e non me la ritrovo, come nelle migliori tradizioni, scusate un attimo, che ci tenevo, allora, ecco, la trovo via email. Allora, sì, la scrivente commissione sarebbe la commissione terza, sempre per quanto riguarda questa proposta di delibera di Consiglio Comunale, avente progetto, modifiche, integrazione in via sperimentale delle aree pedonali, gente dal PGTU, scrive alle circoscrizioni. La scrivente commissione, dovendo esprimere, questa è un'email arrivata un'ora fa, dovendo esprimere parere di urgenza alla proposta dei libri in oggetto, chiede alle signorie loro se hanno proporre ulteriori aree di pedonalizzazione nella tenda di un vostro urgente riscontro, si porgono cordiali saluti. Ora io vi giro per conoscenza questa mail, questa richiesta da parte della commissione, fermo restando che noi non siamo stati chiamati ad esprimere parere. Quindi da questo punto di vista non so realmente come ci si debba orientare, se è opportuno fornire aree all'amministrazione, alla commissione, se invece dovremmo richiedere parere, se ci sono valutazioni anche con gli altri presidenti. Comunque io vi giro questa mail. Per conoscenza, io non, diciamo, non esprimerò alcuna area pedonale, anche perché se tra le funzioni assegnate per legge alle circoscrizioni vi è quella di svolgere una funzione consultiva, quindi di esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti su proposte delibera, su regolamenti, eccetera eccetera, modifiche ai regolamenti, piano regolatore, variante piano regolatore e quant'altro, penso che lo strumento più strumento individuato dalla legge sia quello di esprimere pareri, non di assistere le commissioni nella funzione consultiva che dovremmo svolgere noi, visto che non siamo diciamo una associazione e non siamo qualcosa che funge da stakeholder, come si dice in gergo, per usare parole che vanno di moda, ma siamo, diciamo, degli organi disciplinati alla legge. Quindi, diciamo, penso che lo strumento più giusto sia quello di ricevere una richiesta di parere formale, come lo riceviamo su tutte le altre proposte, e in quella circostanza esprimere pareri e fare delle proposte. Ma non siamo delle associazioni che vengono consultate dalla commissione per migliorare il lavoro delle commissioni stesse, pur sapendo che è diciamo, un atto, quello della commissione terza, che io meritorio, però io penso che in questa fase, diciamo, sia un po' penalizzante per le circoscrizioni svolgere questo tipo di attività. Quindi se non c'è nemmeno riconosciuta la funzione consultiva, diciamo, è un po' difficile, poi provare a dare il meglio da parte nostra. Un'altra, volevo leggere un riscontro. Allora, un riscontro a parte della RAP, richiesta di rattizzazione via Juvara 13, via Bavolino 56. È un riscontro a un question time nei consiglieri Galletti di Napoli. Credo che vi sia stata già inoltrata. Il riferimento alle mail del 5 giugno significa che gli interventi di derattizzazione dei cartelli sono stati espletati in data 8 e 15 giugno. Poi vi è un riscontro a una delibera ammodernamento impianto in via Niccolò Turrisi,
questa delibera io l'ho inviata oltre che all'MG anche all'ufficio infrastrutture. L'MG ci scrive: egregio Presidente, in riscontro alla delibera approvata dal Consiglio Costituzionale le confermiamo che MG Energia non ha competenza autonoma, ma che tali attività possono essere disposte con i Palermo, proprietà degli impianti pubblici e illuminazione cittadini. Di questo riscontro ne è a conoscenza il consigliere Palumbo, perché io l'ho inviata personalmente, visto che questa email è arrivata a me in casella di posta elettronica, quindi è un riscontro a una delibera. Poi vi volevo dire che ieri mattina presso i cantieri culturali alla Zisa l'assessora Marano ha tenuto un incontro con i dirigenti scolastici. La stessa assessore ha chiesto ai presidenti di circoscrizione di partecipare a questo incontro. L'email è arrivata credo venerdì pomeriggio e sostanzialmente l'assessore così dice: la ripresa delle attività scolastiche, educative e formative in presenza su tutto il territorio nazionale prevista a settembre è un appuntamento che comporterà numerosi interventi di adattamento funzionale degli spazi e delle aule ai fini della prevenzione del contagio Covid-19. È fondamentale attivare un primo confronto tra istituzioni scolastiche del territorio cittadino e amministrazione comunale alla luce delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale piano scuola. Incontreremo i dirigenti di riferimento, dirigenti scolastici di riferimento della nostra amministrazione, quindi scuole di primo grado, scuole medie, giorno 6 luglio alle ore 12 ai canti della Zisa, sala De Seta. Ritengo opportuno il vostro coinvolgimento e vi invito ad esserci. Ai lavori parteciperà il signor Signor Professor Orlando. Allora, a questo incontro come presidenti eravamo presenti io, presidente della sesta, presidente della settima e presidente della prima. L'incontro si è svolto quindi ieri al cinema De Seta. Sono state illustrate alcune è stato illustrato un lavoro che è stato fatto su 5 scuole campione, non dell'ottava. Nessuna di queste 5 ricade nell'ottava, 5 scuole prese a campione per fare una disamina di come organizzare gli spazi sulla scorta del decreto ministeriale piano scuola, i metri di distanza, l'utilizzo del monobanco, eccetera, eccetera. Questo lavoro è stato fatto dai tecnici dell'ufficio edilizia scolastica, perché era presente anche l'assessore all'edilizia scolastica Prestigiacomo, oltre al sindaco. Questo studio su queste 5 scuole è stato oggetto comunque di una serie di valutazioni piuttosto critiche da parte dei dirigenti scolastici, anche da parte degli stessi dirigenti scolastici di quelle stesse scuole, per una serie di ragioni tecniche che ovviamente è difficile poi riportarvi in queste comunicazioni. Però proprio perché si tratta di valutazioni tecniche e proprio perché si tratta di un assessore che è contestualmente assessore alla scuola ma anche assessore alle circoscrizioni, l'assessore Marano, che è un assessore che è piuttosto attivo, oltre ad avere convocato questa riunione ha voluto coinvolgere le circoscrizioni, i presenti circoscrizioni. Perché? Perché la proposta è stata quella di realizzare 8 tavoli di lavoro, 8 tavoli di lavoro, uno per circoscrizione,
esaminando, quindi facendo un lavoro circoscrizione per circoscrizione. Questo poi è il motivo per il quale è stata chiesta la presenza dei presidenti di circoscrizione. Ora, questa mattina l'assessora Marano mi ha contattato dicendomi che, essendo l'ottava circoscrizione una delle circoscrizioni più problematiche in termini di strutture scolastiche, in termini di spazi, di strutture scolastiche un po' più antiche rispetto a, e più, un po' più che prendono problemi di spazi, il primo tavolo che si intende fare è previsto per domani alle ore 16. Allora, il tavolo per domani alle ore 16 è un tavolo al quale saranno presenti l'assessore, la circoscrizione, l'ufficio scolastico regionale, i dirigenti scolastici e l'ASP. Ora, a questo incontro si svolgerà in modalità ovviamente di telematica, in videoconferenza. Quindi non appena riceverò l'invito, diciamo, darò la mia adesione. Quindi è stato fatto tutto, diciamo, nel giro di meno di 24 ore per quanto riguarda questo primo tavolo circoscrizionale. Capite bene che sono emerse anche durante questo incontro tante perplessità, perché le perplessità riguardano il fatto che siamo a luglio, la scuola riprenderà a settembre, c'è di mezzo agosto, problemi legati alle ferie, problemi legati al personale ausiliare, i docenti già sono in ferie, quindi, diciamo, i tempi materiali per preparare l'anno scolastico sono veramente pochi. Le videoconferenze, che sicuramente comunque non facilitano, perché capite bene che la videoconferenza sì, ha delle, ovvero degli risvolti positivi, ma anche dei risvolti ha anche dei limiti. Quindi, se ci sono delle questioni che sono un po' difficili da risolvere in videoconferenza, penso che sarà ancora più difficile sciogliere alcuni nodi laddove si dovessero verificare questi presentare questi problemi. Quindi, a questo incontro, appena la riceverò, io chiedo che qualcuno di voi possa affiancarmi, perché è bene che non ci sia solo un testimone, diciamo, di questi incontri, è bene essere quantomeno in due. Anche l'assessore è dell'avviso che ci si debba, diciamo, rapportare in due. Quindi, diciamo, per me sembra che un incontro già di per sé piuttosto articolato, quantomeno di essere presenti in due. Quindi, diciamo, ovviamente il vicepresidente, se è nelle condizioni, fermo restando i suoi impegni, domani di affiancarmi in questa videoconferenza, che è il primo tavolo operativo, parteciperà il vicepresidente. Qualora non potesse partecipare il vicepresidente, faremo un'altra valutazione. Avrei voluto parlargliene prima dell'avvio dei lavori, ma non, diciamo, è tale la fretta in questi casi. Vuole saperla adesso, presidente? Va bene. Sì, per me va bene, sì. Perfetto. Mi allora, rendo disponibile. Quindi, appena io riceverò l'email con link di Google Meet, io lo girerò ovviamente al vicepresidente. Allora, a tal proposito, sì, vi volevo leggere questa dichiarazione. Appunto, è partito oggi il confronto con tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche. Ora ve lo giro, scusatemi, che forse non così facciamo prima, perché è arrivato poi ieri sera. È partito oggi il confronto con tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche di pertinenza dell'amministrazione del Comune di Palermo, insieme al sindaco,
di Orlando, l'assessore alla scuola Prestigiaco, la presenza dell'ufficio scolastico territoriale avviato dal dottor Velardi, hanno preso all'incontro 72 istituzioni scolastiche. Nel corso della riunione l'amministrazione ha proposto di suddividere la conferenza dei servizi in 8 tavoli, uno per ogni circoscrizione, in modo tale da coordinare gli interventi e adottare le soluzioni più efficaci per poter fronteggiare la riapertura delle scuole nel modo più appropriato. Poi c'è una dichiarazione del sindaco. Poi c'è scritto: nei tavoli sarà prevista la presenza dei genitori eletti negli organi collegiali per prendere parte all'organizzazione dei tempi e degli spazi. Tra le istituzioni saranno coinvolti, come vi dicevo, i rappresentanti dell'ASP e poi mi ero dimenticato anche i rappresentanti dei Vigili del Fuoco per la loro competenza tecnica e in materia di sicurezza. Non si fa riferimento alla presenza dei presidenti di circoscrizione, però mi confermo che si è parlato del coinvolgimento dei presidenti di circoscrizione o di eventuali loro delegati. E poi c'è una dichiarazione del sindaco: ci aspetto settimane e mesi per ricostruire, in cui ognuno dovrà dare il suo contributo per intrecciare competenze, risorse e fiducia e soprattutto dare attuazione alle tante indicazioni imposte al distanziamento. Abbiamo già provveduto a inserire una task force interassessoriale che vedrà lavorare i servizi scolastici dell'assessorato alla scuola insieme all'edilizia scolastica. Ricordiamo che su 221 plessi di competenza della gestione comunale di Palermo solo 38 sono in locazione, percentuale molto bassa e contenuta rispetto alla media di altre città del sud. Facciamo appello a tutti gli enti pubblici ecclesiali, alle fondazioni, per mettere a disposizione spazi per l'attività scolastica. Certo, perché uno dei problemi che è stato posto è anche quello di eventualmente reperire ulteriori spazi o anche di valorizzare gli spazi sottoutilizzati, che possano essere anche palestre oppure che possano essere una sala lettura o una sala un laboratorio di scienze o un laboratorio di informatica, perché di volta in volta, di caso in caso, se c'è bisogno, bisogna individuare nuove aule, più spazi possibili per consentire il distanziamento tra un banco e l'altro, perché appunto si parla di el monobanco, e come dovranno essere poi suddivisi questi monobanchi. Poi ci sono tutta una serie di prescrizioni pre-Covid sulla sicurezza che vanno rispettate. In più ci sono poi le prescrizioni dettate dall'emergenza sanitaria, che andranno pure queste rispettate. A volte queste prescrizioni addirittura si contraddicono, e questo crea una situazione paradossale, e questo è stato anche il tema, uno dei temi del confronto. Quindi la situazione è assolutamente difficile, è una situazione sicuramente complessa, fermo essendo ovviamente che si dovrà riprendere l'attività scolastica, questo mi pare è chiaro a tutti, però bisogna farsi trovare pronti a questa riapertura. Quindi è evidente che si dovrà fare il massimo per riaprire le scuole in sicurezza, consentendo a tutti di fare scuola e svolgere proprie attività scolastiche in piena sicurezza, dagli studenti ai docenti, al personale ATA e quant'altro. Va bene, io vi ho girato la dichiarazione, quindi potete leggervi anche la dichiarazione dell'assessore Maran, che per motivi di tempo non leggo. Dopodiché dopodomani, quando verrà, vi comunicheremo l'esito di questo primo incontro. Vi volevo dire che mi ha contattato l'associazione, scusatemi, a breve avremo in aula in circoscrizione il
le responsabili del PON Metro. Ricorderete che la scorsa estate introducemmo questo argomento legato. Allora, anzi, ve la leggo, poi ve la giro. Allora, colgo l'occasione per informare il presidente. No, dov'è? Scusate. No, questa è la dottoressa Paglino. Allora, eppure lei parteciperà. Allora. Scusatemi. Allora, gentilissimo Presidente Marco Frascavallara, come vi ho anticipato per le vie brevi, sarebbe molto utile poter partecipare a un consiglio di circoscrizione per potervi illustrare sia la ripresa delle attività in presenza dell'Agenzia Sociale per la Casa, che incontrammo, se voi vi ricordate, successivamente, che le attività dei processi partecipativi. Mentre l'attività dell'Agenzia Sociale per la Casa sarà sempre operativa, sebbene a distanza, come da nostre comunicazioni per i processi partecipativi, le attività nei periodi di marzo, aprile e maggio sono state sospese. Lo sapevamo. Abbiamo ripreso dal mese di giugno, scusate, le azioni di animazione territoriale e non potendo realizzare i laboratori previsti presso le scuole, abbiamo riprogrammato per il periodo estivo delle attività all'aperto rivolte ai giovani. Dalle mail di progetti partecipativi, la nuova coordinatrice del progetto è l'assistente sociale Emanuela Greco, la quale vi invierà il materiale informativo relativo alle attività dei laboratori. In occasione della riunione vogliamo dare la nostra disponibilità per sostenere la circoscrizione nella costituzione del comitato educativo, concordandone con voi le modalità anche per programmare delle azioni congiunte da realizzare nel territorio dell'ottava circoscrizione, da settembre in poi. Un caro saluto, Francesca Pruiti. Allora, quindi a breve avremo una presenza in videoconferenza della dottoressa Pruiti, che mi ha contattato proprio ieri, e questa è un'email che è successiva di pochi minuti alla comunicazione telefonica, assieme alla dottoressa Paglino e credo anche i referenti dell'Agenzia per la Casa per come dire, così, programmare, riprogrammare le attività nel territorio dell'ottava da settembre in poi, visto e considerato che le scuole sono chiuse, riapriranno a settembre. Questa comunicazione comunque, ci è utile per quanto riguarda la questione dei comitati educativi, che è stato oggetto di una precedente comunicazione, perché venerdì scorso, se non ricordo male, vi è stato un incontro, come avevo anticipato, presso l'oratorio della parrocchia di Santa Lucia al Borgo Vecchio, l'incontro del comitato di quartiere Borgo Vecchio nel cuore, al quale hanno preso parte l'assessore Mattina e poi i componenti del comitato di quartiere. Ero presente io. È stato presente per pochi minuti il vicepresidente Longo, era presente il consigliere comunale Chinnici ed erano presenti, oltre ai componenti del comitato, per chi ha partecipato alle riunioni sa di chi parlo, sa a chi mi riferisco, cioè ai componenti dell'associazione, che spero di non sbagliare, per esempio, insomma, spero di essere corretto nelle diciture, e poi erano anche presenti altre realtà del quartiere, perché, come voi ricorderete, da un precedente incontro si era fatto riferimento alle attività di
riqualificazione, ristrutturazione della struttura che originariamente era adibita ad Asilo Parisi. Vi è stato un incontro, credo a giugno, primi di giugno, quale io non potevo partecipare perché ero impegnato in un'altra videoconferenza. Da quell'incontro a quale hanno partecipato anche rappresentanti della circoscrizione, in primis il vicepresidente, l'assessore Mattina illustrò questo, questo progetto di ristrutturazione dell'ex asilo Parisi, coinvolgendo le realtà presenti sul territorio. L'incontro di venerdì scorso è stato la conferma di questo intendimento e anche la novità dettata dai comitati educativi, che praticamente con la delibera di giunta devono essere costituiti in ogni circoscrizione e che comunque dovranno essere una sorta, da quello che ho capito io, può essere che mi sbaglio, può essere che ho capito male, che dovranno essere dei comitati che si dovranno affiancare alle circoscrizioni, ma non solo, ma comunque alle circoscrizioni in primis, perché operano sul territorio circoscrizionale, per essere consultati e per svolgere un'attività sostanzialmente sul territorio, se possiamo dirla così. Quindi questa consultazione che dovrà avvenire per il riutilizzo dell'asilo dovrà passare da questo comitato educativo. Quindi coinvolgere le associazioni che fino adesso hanno partecipato, coinvolgere le associazioni, le attività del settore che ancora non hanno partecipato a queste riunioni, coinvolgere mondi del terzo settore, mondi anche imprenditoriali, dovrà essere compito ovviamente del comitato educativo, che ovviamente dovrà essere cioè è fatto da noi il comitato educativo, non è che è fatto da altri, è appunto un organo che si affianca alle circoscrizioni, che si apre a quartiere e che quindi facilita la partecipazione. E quindi per individuare quale destinazione deve avere questa struttura, eccetera, eccetera, ci dovremmo appoggiare a questo comitato educativo che dobbiamo costituire o che di fatto è già costituito, quindi è una presa d'atto. Io, come vi dicevo, o forse l'aveva detto il vicepresidente, l'intendimento era quello comunque di aprire alcune sezioni o una sezione di scuola materna, perché questo si ricollega al fatto che comunque questa struttura è stata realizzata per come destinazione una scuola dell'infanzia che porta il nome di una bambina, e quindi per evidenti ragioni anche possiamo dire sentimentali, una parte di questa struttura dovrà essere destinata a una sezione di scuola dell'infanzia, una o più sezioni in base alle disponibilità che ci sono, e poi gli spazi sono tali da poter essere utilizzata in altro modo. A tal proposito vi comunico che il comitato si vuole rincontrare venerdì questo. Della situazione che io ho in quella circostanza, di fare un sopralluogo presso questa struttura, cioè io vorrei che il comitato, la circoscrizione facesse un sopralluogo presso questa struttura per vedere fisicamente come sono i luoghi, come sono articolati, che tipo di intervento dovrà essere fatto, perché poi c'è una fase esecutiva.
La fase esecutiva appunto riguarda, perché a breve ci sarà una, a breve il prossimo passo in giunta sarà una delibera, almeno l'assessore così ha detto, una delibera di giunta a firma dell'assessore Mattina, il quale darà mandato al comitato educativo di coinvolgere i cittadini per la destinazione, poi darà mandato al settore del al COIME di effettuare i lavori, e al verde di pulire il cortile. Quindi bisogna da questo punto di vista stare sempre a contatto con la giunta, in questo caso con l'assessore Mattina, per questa vicenda, anche capire cosa verrà detto in questa delibera. Io mi rapporterò anche con i presidenti, con gli altri presidenti, per questa presa d'atto. Io non la voglio fare lunga, posso dirvi due cose. Allora, che la scorsa settimana con l'assessore Marana abbiamo fatto un sopralluogo presso i locali di via Montalbo, che ospitano in questo momento al primo piano e al secondo piano l'ufficio di igiene e sanità, e che invece a pieno terra ospita l'ASP, dove vengono fatte le microcippature per i cani, credo, per i cani dei privati. Ci sono i veterinari, e questa struttura all'ASP risale a di diverso tempo fa. Questi locali a pieno terra, originariamente c'era una postazione anagrafica. Poi la postazione anagrafica non riaprì più i battenti quando furono fatti i lavori di ristrutturazione di questa struttura, per ragioni che sono annidate, diciamo, negli anni. E questa struttura non solo venne assegnata all'igiene e sanità e non più alla circoscrizione, perché quella era una sede che ospitava la circoscrizione, ma anche la postazione anagrafica appunto non si rimpossessò di questi locali, perché erano stati assegnati all'ASP. Questo cosa significa? Significa che si può battere anche una strada per trovare una sistemazione diversa all'ASP e provare a utilizzare questi spazi come postazione anagrafica. Quindi si sta provando in tutti i modi. Devo dare atto all'assessore Marano, col quale ho parlato la scorsa settimana fisicamente, di provare a battere più strade possibili per trovare una sede per la postazione Monte Pellegrino Politeama, cosiddetta Monte Pellegrino Politeama. Ovviamente si incontrano sempre ostacoli, si incontrano sempre problemi burocratici, che comunque sono il frutto anche di problemi e di errori più che altro pregressi. Io spero di averla l'assessore a breve. C'è sempre il tema di via Fileti, da quello che ho capito, diciamo, ci sono problemi di sicurezza, quindi, perché la situazione non è purtroppo semplice. E comunque era giusto informarvi di questo sopralluogo convocato dall'assessore la scorsa settimana, credo venerdì. Poi vi volevo dire un'altra cosa. Vabbè, lo sapete che da ieri hanno chiuso Piazza Castelnuovo e Piazza Ruggero VII per i lavori in base al cronoprogramma dell'anello ferroviario. Ovviamente ci sono disagi legati alla circolazione veicolare, ci sono problemi legati al fatto che tutti i mezzi devono svoltare per via Dante, e quindi problemi diciamo che noi abbiamo già conosciuto, perché si riconnettono al tema e alle proposte legate al doppio senso di marcia in via Filippo Turati.
Io spero quanto prima di avere finalmente l'assessore Catania, perché questo tipo di aspetti vanno affrontati con l'assessore, non possono essere affrontati col tecnico, perché la decisione di introdurre il doppio senso di marcia in via Turati è una questione che deve essere assunta dall'amministrazione comunale, non può essere assunta dall'ingegnere o dal dirigente. Sono provvedimenti che devono essere il frutto di un consenso da parte, o di un input da parte dell'assessore. Quindi io spero di avere al più presto l'assessore Catania per poter confrontare, per poter avviare un confronto con lui anche sul tema del doppio senso della via Turati, che se voi vi ricorderete è un tema che noi abbiamo affrontato a Natale, perché di fatto sostanzialmente questa è una nuova isola pedonale, perché si chiude la via Piazza Castelnuovo, diciamo, in corrispondenza dell'intersezione con via Dante e con via Turati. Quindi sostanzialmente è nuovamente una chiusura di questa porzione di piazza. Quindi il primo tratto della via Ruggero VII, da Piazza Castelnuovo fino a via Merano Stabile, è obtortocollo pedonale, perché non ci sono altre vie di accesso, e ovviamente voi sapete bene che via Merano Stabile non si può svoltare per via Ruggero VII. Quindi diciamo che sono praticamente gli stessi problemi di dicembre, tali e quali, mi pare. Io può essere che ho le idee confuse, ma mi pare che sia la stessa cosa. E quindi io conto di avere l'assessore al più presto e poterci confrontare con lui. Poi sicuramente il consigliere Amore vorrà, col quale stamattina mi sono visto a Villa Sperlinga, visto che io poi non ho più fiato, vorrà illustrarci quanto successo a Villa Sperlinga, perché a distanza di due anni sullo stesso luogo del delitto diciamo si consuma un altro scempio, perché durante le operazioni di pulizia della vasca, a causa della imperizia, per usare un eufemismo, da parte dei operai che hanno provveduto alla pulizia della vasca, sostanzialmente i pesci che erano presenti in quella vasca sono passati a miglior vita, perché poi ce lo spiegherà il consigliere Amore, il quale ha partecipato oggi a un sopralluogo, l'ho incontrato anche ieri pomeriggio, e ha comunque sicuramente informazioni prese dal responsabile della villa, che è il dottore Rosano. Io spero di avere anche il dottore Rosano in circoscrizione, oltre che l'assessore Marino al riguardo. Va bene, io vi lascio la parola. Sicuramente ci sono altre comunicazioni, però è giusto darvi la parola, visto che è già tardi. Allora, perdonatemi, perché qua io vedo che aumenta questo numero di comunicazioni. Allora c'è il consigliere Schemme che vuole intervenire, il consigliere Amore che vuole intervenire, il consigliere Longo che vuole intervenire, il consigliere Palumbo che mi dichiara di essere disponibile a collaborare, io lo ringrazio, però non ho capito bene su che cosa, poi me lo spiegherà. Poi il consigliere Palumbo che vabbè. Allora, consigliere Schembri, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Innanzitutto volevo fare le mie... sono molto dispiaciuto per via delle dimissioni dell'assessore, che penso sia l'unica persona che veramente abbia partecipato ai nostri lavori d'aula, e che soprattutto abbia dato un contributo o abbia cercato di dare un contributo fattivo alle problematiche dell'ottava circoscrizione, alle problematiche che noi abbiamo espresso in consiglio,
e mi dispiace che si sia dimesso, e questo dimostra che se si dimette un assessore competente, attivo e soprattutto partecipativo, la dice lunga sulle problematiche che ha questa amministrazione nella gestione delle criticità, nella gestione degli eventi in questo specifico caso, perché sicuramente ci sarà una problematica di fondo che noi magari non conosciamo, ma che avrà, sarà su una motivazione sufficiente per aver presentato, avrà avuto una motivazione sufficientemente valida più che altro per aver presentato queste dimissioni, che mi dispiacciono e penso dispiacciano a tutto il Consiglio. Poi, Presidente, volevo in merito al discorso delle comunicazioni, che più che altro alle comunicazioni, più che comunicazioni, ai pareri che dovrebbe questo Consiglio esprimere. Il fatto che lei abbia dichiarato che non chiederà più all'amministrazione che l'ottava circoscrizione dia dei pareri, sono completamente concorde con la sua linea. Perché? Perché l'amministrazione più volte non ci ha mai tenuto in considerazione, e a quanto pare non gliene può fregare di meno che l'ottava circoscrizione esprima un parere. Quindi andare a pungere un'amministrazione sorda e che non tiene in considerazione il nostro operato, io lo ritengo inutile a questo punto. Che facciano quello che vogliono, sono convinti di fare il giusto, e i cittadini e gli organi di stampa dicono che non è così. A questo punto noi passiamo la mano, almeno da parte mia, ma penso che il suo discorso era in linea di massima concorde con il mio, passiamo la mano, facciamo quello che dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto, e dove ci chiederanno un parere lo esprimeremo, ma senza andare a svenarci più di tanto, perché Presidente non siamo tenuti in considerazione, la verità è questa. E quindi una volta che noi non siamo tenuti in considerazione, e dà quasi fastidio che noi chiediamo di essere tenuti in considerazione, ne prendiamo atto. E 2 anni mancano alla fine del mandato, i cittadini tra 2 anni dovranno esprimere il loro consenso e sapranno chi ha fatto bene, chi ha fatto male, e chi esprime un consenso in maniera fattiva e chi invece lo esprime tanto per esprimerlo. Presidente, per ultimo volevo fare una considerazione su Villa Sperlinga. Anche lì la gestione di Villa Sperlinga e della Vasca, della pulizia della Vasca, ha lasciato sgomenti i residenti e chiunque era, tra parentesi, alla presenza di bambini che hanno visto morire i pesci. Lì la gestione è stata, come al solito, approssimativa, per non dire tanto per farlo, perché si poteva benissimo prendere una vasca più grande invece di un cestello minuscolo dove far confluire centinaia di pesci. È normale che se io metto 100 pesci in un cestello di 2 metri quadri, è normale che muoiano. Sotto il sole, soprattutto. Non lo so chi abbia sollecitato questo intervento, sta di fatto che gli operai erano quasi infastiditi che dovevano pulire questa vasca, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Cosa vuole che le dica? I pesci sono morti, speriamo che il prossimo intervento non ne faccia morire un altro centinaio. Grazie Presidente. Poi alla fine, se posso presentare un question time. Sì. Va bene, grazie consigliere Schembri. Io sui pareri non è che ho detto che le richieste di parere sono inutili. Io ho detto che forse l'invito della commissione, che io reputo in buona fede, che vi giro ora per email, io per quanto riguarda non mi sento di rispondere, perché penso che le circoscrizioni avrebbero dovuto ricevere una richiesta di parere formale dall'amministrazione o dalla presenza del Consiglio Comunale, non so bene quale sia l'organo che avrebbe dovuto inviare questa proposta, ma penso che la richiesta sarebbe dovuta essere inviata
alle circoscrizioni come avviene per gli altri pareri, perché ritengo proprio che questa funzione sia una funzione importante e che noi dobbiamo assolvere. Se gli altri si dimenticano delle circoscrizioni, prendiamo atto, faremo le nostre rimostranze. Anzi, io ovviamente non riesco a seguire anche le cose del Consiglio Comunale, però ho appreso che c'è una proposta di delibera su questi argomenti, non era a conoscenza, quindi io, diciamo, approfitto di questa comunicazione anche per dare atto, per ringraziare sia la quinta che la terza commissione che ci hanno reso partecipi di questa proposta di delibera e che poi ci hanno chiesto se noi avessimo o meno espresso un parere o se avessimo ricevuto una richiesta di parere più che altro e se noi volessimo dare un contributo in tal senso. A questo punto dovremmo rivolgerci comunque, ovviamente, visto che le commissioni comunque esercitano la stessa nostra funzione, tale e quale, cioè una funzione consultiva. Commissioni consiliari svolgono la stessa nostra funzione, funzione consultiva su proposte di delibera su quelle specifiche materie a loro assegnate. Quindi, diciamo, è un ruolo che è sdoppiato con le commissioni e le circoscrizioni. E quindi faremo presente a chi di dovere, che non ci è stata fatta la richiesta di parere, conoscere quantomeno le ragioni di questa mancata trasmissione, se è una dimenticanza, se è una scelta dettata da altri... da altre motivazioni. Comunque, va bene, allora consigliere Amore, prego. Sì, grazie presidente. E allora ieri, come peraltro era previsto, c'è stato l'intervento sul COIME per la pulizia della vasca di Villa Sperlinga e fino a qua non c'è niente di anormale, solo che hanno messo tutti i pesci in una grande bagnarola, li hanno messi sotto il sole. Nel pomeriggio, l'intervento di alcuni cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno, con un'autobotte, che hanno cercato un pochettino di rianimare un po' i pesci, ma c'è stata una forte moria e hanno introdotto nella vasca un pochettino d'acqua per quei pesci che si sono un pochettino ripresi. Oggi, come anche lei accennava, c'era anche il dottore Rosano che si lamentava del fatto che questi interventi non vengono predisposti in maniera congiunta, perché come è avvenuto oggi, finalmente Villa Giardini con un cestello hanno incominciato a pulire le palme all'interno della vasca. Sono dei lavori che dureranno verranno anche domani e quindi oggi c'era un via vai di personale del comune che cercava, perché c'è stata una grossa lamentela per questa moria dei pesci, come d'altronde è stato anche nel 2010, che c'è stata anche lì non c'è stata molta imperizia neanche nel programmare questi lavori. Diciamo che pochi pesci che sono rimasti sono stati, come giustamente, messi nell'altra vasca. Diciamo, e come al solito, basterebbe un niente per far sì che queste notizie circolano sempre danneggino l'immagine dell'amministrazione di ogni singolo reparto. Poi volevo fare un piccolo intervento riguardante il contratto di servizio della RAP, che per ora è in discussione al comune. Da quello che si evince nelle ultime votazioni, sono state presentate degli emendamenti che andavano per cercare di ampliare anche la raccolta differenziata anche attraverso
la predisposizione di gestini di getta carta differenziati. Ricordo che in circoscrizione abbiamo trattato l'argomento e tutti siete rimasti, cioè avete votato un parere positivo per fare anche la raccolta differenziata in, nei giardini, anche cominciando anche in maniera sulle ville. Ecco, questo la maggioranza del Consiglio Comunale non l'ha ritenuto opportuna e ha bocciato sia questa proposta, sia la proposta dei centri di riuso comunali e poi anche di dare anche uno scopo alla raccolta differenziata, per incrementare la raccolta differenziata, si è presentato un emendamento per far sì che ci siano delle percentuali di annue di raggiungimento da parte del RAP, per raggiungere anche degli obiettivi che man mano negli anni si andavano consolidando, ma anche questa è stata bocciata. Quindi tutti parliamo di raccolta differenziata, vogliamo differenziare, vogliamo fare, ma alla fine non si crea quelle forme che possono creare far sì che la raccolta differenziata venga presa in atto da tutti i cittadini e raggiunga gli obiettivi e gli scopi prefissi. Grazie Presidente. Allora, grazie a lei, consigliere Amore, ma lei ci può dire se ci sono stati degli sviluppi, se ci sono gli sviluppi in base a quanto è successo oggi, cioè che tempi ci sono per la definizione di questa pulizia della vasca, se continueranno i lavori quindi domani, se diciamo ci sono i lavori continuavano oppure stavano per finire? No, i lavori continueranno anche domani, perché si vuole anche pulire all'interno delle vasche, ci sono delle palme abbastanza grandi, con tanto di palme secche, quindi si vuole dare anche un'impronta diversa a tutta la vasca. Il dottore Rosano era oggi un fiume in piena che praticamente chiamava a tutti. Un ruscello magari, visto che siamo di fontane, di queste cose. Un ruscello. Comunque è anche venuto un compattatore della RAP che ha portato via un bel po' di quello che in parte era stato tolto. E i pesci che sono rimasti vivi? I pesci bisogna sono adottarne stati... qualcuno? Facciamo una campagna di adozione oppure avevano avevano studiato degli accorgimenti per salvare le tartarughe? Dico, ci può rassicurare? I pesci sono stati messi nell'altra vasca e nelle tartarughe che stanno pulendo, quantomeno lasceranno un pochettino d'acqua per far sì che le tartarughe siano sempre nel loro habitat. Tutto qua. Quindi c'è un'altra vasca a Villa Sperlinga. Una vaschetta in confronto. Una vaschetta. Però quantomeno si ci poteva pensare ieri. O quantomeno... Questo voglio dire, volevo questo, l'avevo fatto un assist. Ecco, c'era un'altra vasca a Villa Sperlinga dove si potevano mettere, diciamo che è più grande di quella tinozza che abbiamo visto immortalata sui social. Più grande, quantomeno già ci sono le specie che abitano quella piccola vasca, insomma, che quantomeno si potevano mettere là ieri. Solo si potevano mettere là, infatti. C'è stata molta imperizia, ora lei mi diceva che si cercano i responsabili di questa morire di pesci. Sì, se ricordo bene, 2 anni fa è successa la stessa cosa. Io ricordo, diciamo, che 2 anni fa è successa la stessa cosa, ma questa volta ha avuto un epilogo molto più triste, perché 2 anni fa credo che non ci fu questa moria di pesci. Credo che arrivò l'autobotte, i pesci erano boccheggianti, però credo che furono salvati al photo finish. Dico bene, sì, ricordo bene. Perché... Ricorda benissimo, perché dopo ieri, quando 2 anni fa, io ricordo che mi arrivò una comunicazione verso l'ora del pomeriggio, mi recai
in Villa Sperlinga, là c'era incontrai di sfuggita l'assessore Marino, e poi di là c'è stato un tantam che praticamente furono mandate 2-3 autobotti che quantomeno hanno permesso la sopravvivenza della specie che c'era all'interno, sì, della pasta. Invece questa volta c'è stato un epilogo molto più triste, drammatico. Sì, molto drammatico, perché non si capisce per quale motivo si ripete. Quantomeno l'esperienza dovrebbe... quantomeno sono operatori del come che puliscono periodicamente le vasche, ho preso oggi. Quindi non pensavano ci fossero i pesci, non si aspettavano ci fossero i pesci, si aspettavano qualcosa, si aspettavano carpe reali, non lo so. Presidente. Va bene, seguiremo questa vicenda comunque, eh. Io la ringrazio per averla seguita sin da ieri, io ero pure ieri là presente, sono stato avvertito, la seguiremo finché non si concluderà. Spero di avere l'assessore Marino qua anche per capire se poi le sue dichiarazioni relativamente all'individuazione dei responsabili troveranno concretezza con dei provvedimenti, anche per capire se c'è una relazione, se si sta preparando una relazione sull'intervento di ieri a Villa Sperlinga. Scusi, per aggiungere, io so che i vigili del fuoco ieri devono fare una relazione per quello che è accaduto. Sì. Quindi arriverà anche qualche cosa all'assessore, penso. Certo. Sì, è vero, ha fatto bene a ricordare. E meno male che sono stati chiamati vigili del fuoco. Allora, ringrazio anche i cittadini che si sono rivolti ai vigili del fuoco, e i vigili del fuoco sono intervenuti. Allora, consigliere vicepresidente Longo, prego. Grazie presidente. A questo punto innanzitutto intervengo anch'io su questo tema che è stato posto in relazione a questo vergognoso e scandaloso episodio che si è verificato ieri a Villa Sperlinga. Non è assolutamente accettabile e mi sembra innanzitutto che non dovesse mai e poi mai succedere, ma visto che è successo e che per fortuna è venuto alla luce grazie ad alcuni cittadini, a questo punto quello che si pretende è che i responsabili di questo episodio inaccettabile vengano sanzionati. Allora l'invito a tutti noi e anche a chi è fuori dal nostro consiglio, ma principalmente, visto che noi ci riuniamo tra di noi, l'invito al Presidente e a ciascuno di noi è a seguire questa situazione, perché non venga tollerato che non vengano emessi provvedimenti. Troppo spesso succedono dei fatti, degli episodi tanto inaccettabili come questo, senza che nessuno ne risponda. Siccome tra le altre cose questo episodio è solo l'apice di una mala gestione della manutenzione di Villa Trabia, perché come è stato già prima del mio intervento ricordato, non è la prima volta che si verificano... Villa Sperlinga, consigliere Longo. Cosa ho detto, consigliere Schembri? Trabia, va bene lo stesso, anche a Villa Trabia ci sono problemi. Mi riferivo ovviamente a Villa Sperlinga, non è la prima volta, non è il primo episodio, ogni volta che veniva curato e portato a termine questo servizio necessario di pulizia della vasca e di cambio dell'acqua, purtroppo queste operazioni venivano curate e portate avanti con una imperizia a danno della fauna, dei pesci e delle tartarughe che vivevano all'interno della grande vasca di Villa Sperlinga. Sicuramente c'era la modalità più idonea per evitare questi problemi.
Ieri si è verificato questo gravissimo episodio e adesso qualcuno deve rispondere di questa imperizia. Ci sono degli operai, anche dei coordinatori che sono deputati professionalmente a questo tipo di attività ed è giusto che vengano emanati dei provvedimenti sanzionatori. Io chiaramente ho iniziato, esordito col mio intervento su questo tema per seguire appunto un po' l'andamento degli interventi precedenti che si soffermavano su questo tema. Avrei iniziato, se non vi fosse stata questa opportunità, avrei iniziato associandomi al dispiacere per le dimissioni dell'assessore alle culture, Adam Darascia, riprendendo un po' le riflessioni del Presidente, perché il dispiacere è legato soprattutto al fatto che questo Consiglio stava collaborando su vari fronti e su temi importanti per la comunità e per la circoscrizione, e questa collaborazione si è traumaticamente interrotta con queste dimissioni. Anche qui seguiremo i risvolti, gli sviluppi, vedremo se le dimissioni saranno confermate. C'è da dire che soprattutto in questo periodo in cui si andava verso la programmazione e la definizione delle attività culturali della estate palermitana, le dimissioni dell'assessore alle culture sarebbero un durissimo colpo e rischierebbero di mettere a rischio, a repentaglio, il buon andamento delle attività culturali in estate. Un ultimo intervento, anzi altri due, Presidente, in relazione all'apertura del cantiere in piazza Ruggero VII. Io ritengo che sia necessario trovare una soluzione che contempli la deviazione, la possibilità del deflusso del traffico veicolare proveniente da Via Libertà anche in via Turati e non solo in via Dante. Non è pensabile che il traffico di Via Libertà possa essere indirizzato esclusivamente in via Dante per tutto il periodo da luglio fino a novembre. Invito il Presidente a fare di tutto per avere un immediato confronto con l'ufficio traffico, con l'assessore alla viabilità, per trovare una sola soluzione che contempli la possibilità per i veicoli che provengono da Via Libertà, giunti al nuovo tappo del cantiere su Piazza Ruggero VII, la possibilità di girare a sinistra in via Turati in direzione Piazza Sturzo. Un ultimo intervento, preannuncio che presenterò un question time in relazione a Villa Tricoli. Non si comprende perché Villa Tricoli sia stata abbandonata e, nonostante l'allentamento delle misure anti-Covid, non sia stata più manutenzionata e continui a rimanere inaccessibile. Grazie. Allora, grazie a lei, consigliere Longo. Allora, credo che volesse intervenire il consigliere Palumbo. Prego, consigliere Palumbo. Sì, grazie Presidente. Il messaggio che le avevo scritto in merito alla mia collaborazione era sull'ipotesi dell'incontro che si terrà domani in merito alla task force comunale sulla riapertura. Però chiaramente c'è il consigliere Longo che saprà egregiamente assisterla nei lavori. Se non c'è nulla in contrario, io posso anche estendere. Vabbè, prego. L'importante è che sia un lavoro di una task force, perché dico personalmente ne partecipo direttamente e indirettamente anche in altri. L'importante è che sia composta da addetti ai lavori
che vadano a concretizzare sulle soluzioni ottimali da intraprendere a breve, perché comunque settembre, come diceva lei, è dietro l'angolo. E, mi riferisco invece, per quanto riguarda anche l'intervento più in concreto, alla questione del Borgo Vecchio, dell'asilo Parisi, che in tempi non sospetti chiaramente io presentavo una mozione di istituzione di uno spazio gioco, ma malgrado ecco motivassi anche il vantaggio e l'opportunità dal punto di vista economico affinché si istituisse uno spazio gioco, proprio perché la regione stanzia proprio gli enti locali delle risorse finalizzate alla ristrutturazione, però l'intendimento dell'amministrazione, della giunta nello specifico, era già destinata questa struttura, insomma, a perdersi nei meandri del tanto parlare ma non concretizzare mai. Già sono passati 2 anni e ancora qua si discute sul da farsi, cosa fare e come farlo. Anche perché, dico, non che io sia un mago, ma l'emergenza Covid ci pone davanti a un problema serio: mancanza di strutture scolastiche per accogliere tutti i discenti il prossimo anno scolastico, e in più diciamo strutture esistenti che, ahimè, in termini di edilizia scolastica chiaramente non sono perfettamente a norma. Stessa sorte l'istituto Serporta. Qualche settimana dietro, in un mio intervento appunto, lamentavo dopo, diciamo, la protesta, chiamiamola così, che è stata fatta dalla sindaco proprio davanti al Serporta con altri assessori, davanti a altri istituti scolastici devastati da, diciamo, da azioni vandaliche. Chiaramente non è tanto l'azione che facciamo lì davanti ai media, così tanto per fare clamore, ma è quello che facciamo durante l'anno. E l'istituto Serpotto è materialmente chiuso, pregiudicato l'accesso degli studenti. Oggi sarebbe stato ottimale avere un istituto Serpotta funzionante, così da accogliere le scolaresche sia diciamo dell'istituto comprensivo al quale afferiscono, nonché magari anche quelle delle altre istituzioni scolastiche. Ahimè, già so già quale sarà la fine, sicuramente doppi turni o ore sicuramente ulteriormente diminuite, a discapito di quello che è il sapere e la conoscenza dei nostri bambini. Passando sulla questione della comunicazione che mi ha fatto, o meglio, che ha la risposta che ci ha dato la AMG, diciamo, su quella era ovvio che AMG ci rispondesse in questo modo, perché trattasi di un intervento di natura straordinaria. Però, a mio avviso, sia in questo nonché anche nei precedenti atti ispettivi che io stesso avevo prodotto, sia sempre per via Nicolò Turrisi, nonché anche per altre vie in termini di illuminazione, vedo che l'ufficio proprio dell'amministrazione comunale o non gli arrivano le email, o forse appunto, trattandosi anche di energia, possibilmente non avranno una corretta corrente elettrica che gli possa consentire la trasmissione di risposte, anche per un semplice fatto di educazione. Io avevo esposto in quella mozione, ecco, la necessità, visto lo stanziamento di 45 milioni di euro proprio sul rifacimento dell'illuminazione pubblica, però materialmente ad oggi non penso che abbiano risposto, perché altrimenti la Presidenza lo avrebbe immediatamente girato subito. Quindi il mio auspicio è che, diciamo, oltre che questa delibera, che ce ne sono tante altre che riguardano il rifacimento dell'illuminazione pubblica, materialmente possano l'amministrazione provvedere, ecco, a rispondere quanto prima, a chiarire se hanno fatto dei progetti, se c'è l'intendimento di fare dei progetti, cosa vogliono fare. Dico anche perché la dimostrazione, non per sminuire la questione, ecco, quello che è successo a Villa Sperlinga, però, diciamo, ormai navighiamo nel ridicolo su tutti i fronti. Dico, addirittura non si è neanche in grado di riuscire a pulire una vasca. Dico, fondamentalmente potrei andarglielo a spiegare io, visto che ho anche un acquario a casa, però non è mia competenza. E sulla base invece delle dimissioni, chiaramente, dell'assessore, a me dispiace, perché appunto, come aveva detto anche il consigliere Schembri, sicuramente l'assessore alle culture, tra tutti i membri, ecco, della giunta, è stato colui che diciamo, è spiccato maggiormente su quello che è la volontà di partecipare e collaborare con la circoscrizione, poter voler portare, ecco, a compimento determinate iniziative. Ma anch'io, nell'ultimo incontro in cui lui c'è stato, chiaramente manifestavo ecco, la mia gioia nel sentir dire determinate parole a lui in virtù del decentramento, però avevo anche detto: peccato che sarà una voce singola all'interno di una giunta che non pensa ad far attuare realmente
il decentramento. Sicuramente questo, fra tanti discorsi, magari può avere indotto l'assessore anche a dare le dimissioni o magari possibilmente, come si mette di solito, per motivi personali. Comunque il mio ringraziamento all'assessore per il lavoro che ha portato avanti fin d'ora. Spero che magari, ecco, su invito del sindaco, che possa sospendere questo atto di dimissioni, ecco, almeno fin dopo il festino, magari possibilmente si ritroverà un nuovo equilibrio all'interno della giunta, perché dico, personalmente credo che gente come lui, insomma, chiare, sincere, senza troppi sotterfugi, insomma, fanno solo bene all'amministrazione, sono da stimolo. Sulla questione della chiusura di Piazza Castelnuovo, dico, noi come consiglio abbiamo fatto un atto tutto congiunto al quale ci ha anche risposto l'ufficio mobilità, che non ho capito dal punto di vista tecnico questo triangolo che si va a formare, che non è possibile fare la via a doppio senso di circolazione. Dico, ci apprestiamo, sì, diciamo all'estate, all'agosto, possibilmente molti si sposteranno, anche se l'emergenza Covid ha fatto sì che molti cittadini sono rimasti in città. Però dico, non arriviamo a settembre col caos e dobbiamo mettere fra tutti i vari problemi sempre la solita questione degli intasamenti del traffico su Piazza Castelnuovo, comunque su tutta quest'area interessata dai lavori. Spero che qui, insomma, l'ufficio di mobilità faccia realmente uno studio. Dico, non dico più di parlare con l'assessore, tanto non verrà mai, perché insomma si sa, finirà il suo mandato in eterna latitanza. Però fondamentalmente, insomma, dobbiamo dare una risposta ai cittadini, una risposta seria e immediata. Grazie consigliere Palumbo. Allora, se non ricordo male, noi abbiamo anche deliberato lo scorso anno, a dicembre, credo, per quanto riguarda la riapertura della via Turati. Dico, ovviamente possiamo riprendere in mano la delibera, ma si sapeva, l'ufficio traffico aveva detto che in occasione dei lavori avrebbero introdotto il doppio senso di marcia in via Turati. Quindi il fatto che non l'abbiano fatto fa pensare e ci porta a fare una riflessione. Ora, il confronto con l'assessore è d'obbligo. Io raccolgo l'appello del vicepresidente di rapportarmi con l'ufficio traffico, e io proprio con l'ufficio traffico mi sono rapportato questa mattina. Però ho fatto proprio riferimento a una questione politica, perché è con l'assessore che dobbiamo parlare, perché non basta parlare con i tecnici dell'ufficio traffico, bisogna parlare con l'assessore e convincere l'assessore della bontà di questa proposta. Ci sono degli intoppi legati al fatto che ancora ci sono dei lavori in via Roma, però sicuramente l'introduzione, il doppio senso di marcia in via Turati comunque porterebbe a snellire il traffico, a snellire la circolazione, a deviare il traffico verso il borgo, verso il porto. Quindi sicuramente potrebbe essere una valvola di sfogo per tanti cittadini. Io spero tanto che l'assessore verrà in questa sessione e quindi lo contatterò nuovamente. Per quanto riguarda le vostre comunicazioni, io condivido, sono contento che voi abbiate abbiate espresso, insomma, il disappunto per queste annunciate dimissioni dell'assessore alle culture, al quale anche scriverò tenendo conto delle vostre considerazioni, che penso di avere capito siano comunque
trasversali e unanimi, ma al netto di questo, che siano unanimi, poco importa, diciamo, mi basta aver ascoltato i vostri interventi qualificati per portare da parte del Consiglio Ottava un saluto all'assessore alle culture. E poi ovviamente la questione Villa Spellinga dovrà essere monitorata nei prossimi giorni e dimostra che quanto si è detto, cioè che il personale spesso e volentieri non è sufficientemente preparato, che non è forse nemmeno motivato e i risultati si vedono. Poi quando si fa riferimento a una esternalizzazione dei servizi, specialmente nell'area del verde, e poi si viene, diciamo, aggrediti perché si vuole togliere il lavoro alle persone che lo hanno. Non si vuole togliere il lavoro a nessuno, però è evidente che il settore verde soffre perché non hanno più i potatori, come è stato detto dall'assessore Marino, soffre perché hanno pochi mezzi, soffre perché c'è una scarsa aggiornamento. E quindi in questi casi chi amministra deve trovare delle soluzioni, non può esclusivamente fotografare la realtà, deve anche trovare delle soluzioni alle criticità che si presentano comunque in tanti comuni d'Italia, non solo nel comune di Palermo. Quindi chi governa, chi amministra deve trovare una soluzione, che sia anche esternalizzare il servizio laddove in casi particolari. Esempio, la pulizia delle vasche, la potatura di alcuni alberi. Penso che, diciamo, l'amministrazione debba fare delle valutazioni in merito, senza ricorrere a poi, diciamo, a provvedimenti drastici, ma penso che cosa si debba attuare, perché il settore verde soffre lo sapete bene. E vi volevo dire comunque che vi ho inviato una mail che mi è appena giunta, riguarda, allora, si avverto cittadini che il servizio di ritiro ingombranti della RAP, il servizio di ritiro ingombranti presso i CCR e raccolta a domicilio è momentaneamente sospeso per difficoltà tecniche con l'impianto che si occupa dello smaltimento. Scusiamo per il disagio arrecato per l'Ermitani, fa sapere il presidente Morata, spiegando di riprendere il servizio al più presto possibile. I CCR comunque restano aperti a tutte le altre tipologie di rifiuto, compreso RAE. Quindi non si potranno solamente conferire gli ingombranti. E già mi metto la mano nei capelli. Poi vi ho mandato una mail. Queste mail, sì. Vi ho girato sostanzialmente l'email della commissione terza. Io poi, se trovo il tempo, scriverò alla commissione terza, ma comunque era giusto mettervi a corrente di questa richiesta, visto che è una richiesta urgente. Ho messo per conoscenza sia al presidente della commissione Caracaos che alla commissione di questa trasmissione, di queste email, la quale appunto chiedono se abbiamo delle aree pedonali ulteriori. Forse la domanda è se siamo d'accordo alle aree pedonali che hanno individuato. Bisognerebbe anche diciamo, ragionare se siamo meno d'accordo su aree pedonali che hanno individuato e che secondo me sono un po' improbabili in certi casi e che ricadono ovviamente nella circoscrizione, in questo caso ottava. Ma se abbiamo ulteriori aree da pedonalizzare, forse sarebbe anche il caso di chiedere se siamo d'accordo su queste aree. Ma comunque la proposta di delibera viene dall'assessorato al traffico, quindi diciamo l'assessorato alla mobilità urbana, quindi porta in calce la firma dell'assessore Catania e del dirigente Maneri. Chiederemo lumi all'assessore. E chiederemo lumi alla presenza del Consiglio Comunale per capire perché questa proposta di delibera non sia stata inviata alle circoscrizioni e se ci sono i margini per consultare le circoscrizioni, margini dettati dal tempo, perché c'è una questione di urgenza, da quello che ho capito. Poi vi ho anche girato la nota la risposta che ho inviato alla quinta commissione, che è di ieri, che appunto ci chiede se noi abbiamo espresso parere, e
e se abbiamo ricevuto la richiesta di parere, se hanno considerazioni in merito. E poi, vi ho girato, sì, allora, vi è stato un atto di vandalismo a danno di furto, è un furto a danno di asili nido comunali di scuole cittadine. Allora, si parla dell'asilo Peter Pan, che atti vandalici, se la mia memoria non mi inganna, l'asilo Peter Pan credo che si trovi in ottava circoscrizione, in via Leonardo da Vinci. L'attacco vile e inquietante, dichiara il sindaco e l'assessore Marano, si è riperpetrato ai danni dell'asilo nido Peter Pan, dove sono stati frantumati numerosi vetri, consumato materiale didattico e imbrattati i locali. E poi una squadra ha messo invece a segno un furto di rame nell'ala incompleta dell'istituto comprensivo statale Madre Teresa di Calcutta, quindi al centro storico. Vandalizzare dovrebbero asili, dichiarano scuole, significa sperperare un patrimonio destinato alla crescita personale e valoriale delle future generazioni e dell'intera comunità palermitana. Poi vi ho girato una comunicazione. Presidente, prego. Per la precisione, l'asilo Peter Pan è in via Barisano da Trani, quindi non è. Allora mi sono confuso. Grazie. Sì, è Tom e Jerry, quello di via. Con l'asilo Tom e Jerry. Hanno nomi che si somigliano. Cartonati. Nomi cartonati. Sono nomi, diciamo. Comunque, purtroppo si tratta di un atto vandalico, prendiamo atto che non è ricadente in ottava circoscrizione. Tom e Jerry, Peter Pan potrebbero trovare, secondo me, dei nomi più attinenti alla realtà. Ecco, visto che si tratta comunque di bambini, non sarebbe male che i bambini frequentassero asili che portassero i nomi di persone realmente vissute, in modo anche di conoscere la storia di queste persone. Continuiamo così. Allora, vi ho girato un'email dal prossimo 8 luglio, quindi da mercoledì, no, da domani, perdonate. Sportelle, presidente, centrate, eccetera, eccetera, sperne i seguenti orari. Sostanzialmente la modifica riguarda il fatto che si riapre il pomeriggio e si elimina quella mezz'ora che era stata introdotta, non ce la dimenticheremo mai, della mezz'ora che si chiudeva in anticipo, se ho capito bene, delle 12.30 e delle 16.30, era stata introdotta dall'allora dirigente Margherita Amato, la quale ridusse di mezz'ora il ricevimento al pubblico, sia di mattina che di pomeriggio. Questa volta invece hanno ripristinato quella mezz'ora, mi pare giusto, anche perché diciamo si riceve per appuntamento, quindi mi pare che sia giusto consentire ai cittadini, visto che non ci sono problemi di... a calca eccetera eccetera, dare quella mezz'ora in più, restituire quella mezz'ora che era stata tolta ai cittadini. Poi vi ho girato un'altra mail, il venerdì riapre il centro, credo che sia utile saperlo, il centro internazionale di fotografia ospitato, perché si parla di, diciamo, riaperture, no, dopo la fase emergenziale. Del centro di fotografia ospitato presso i cantieri dell'Aziz, diretta Letizia Battaglia, con la creazione della mostra, la versione del volume, scusate perché qua i caratteri poi saltano su questa, del fotografo e docente Carmelo Bongiorno, credo che si chiama Tagli, però può essere che mi sbaglio, perché qua Tagli, sì, l'opera tra gli altri il potenziale della società delle culture come Palermo, la mostra visitabile fino al 31 luglio. Da martedì alla domenica dalle 9.30 alle 10.30, successivamente diventerà itinerante. Va bene, c'è anche una locandina. Poi vi ho girato un'ultima comunicazione, poi le altre ve le do un'altra volta, che già sono le due, scusatemi. L'avevo letto. Va bene, allora, consigliere, già sono le due. Che facciamo? 2-2, che facciamo? Le question time li possiamo fare domani, oppure io non avevo fatto caso che fossero le due. Mi sono
così dilungato, però c'erano delle comunicazioni, penso che voi abbiate avuto modo anche di parlare, di dare delle comunicazioni anche importanti di interesse del Consiglio, quindi se volete io leggo questa e poi possiamo, non lo so, quest'ultima comunicazione riguarda centri estivi per bambini e adolescenti, accordo tra Comune e ASP per la gestione in sicurezza delle attività alla fase 2 dell'emergenza Covid. Vabbè, ve l'ho girata e voi ve la leggerete. Allora, non ci sono altre comunicazioni. Io nel frattempo passo alla nomina del Collegio degli Scrutatori. Allora, propongo come scrutatori il consigliere Schembri, che ha già il microfono acceso, quindi è attivissimo, il consigliere Di Napoli e il consigliere Amore. Allora, ci sono osservazioni, obiezioni rispetto a questa proposta? Se non ci sono osservazioni, obiezioni, il Consiglio nomina questo collegio di scrutatori. E allora, ci sono, credo, dei question time che sono pronti o sono da presentare, da inviare? Sì, Presidente. Presidente, mi scusi, sono le 14. Sono le 14. Poi le faccio vedere. Scusatemi. Allora, visto e considerato che il segretario ha terminato, ha terminato il suo turno di lavoro. Allora, se siete ecco in chat, ok, è uscito anche il verbalizzante, ma comunque è una questione legata all'uscita del segretario che deve poi firmare. Allora, che facciamo? Chiudiamo. Una comunicazione velocemente, giusto per renderle dotto di due cose di cui mi sono, insomma, presa la briga già di comunicare nel passato. Ah, hai delle comunicazioni ora? Sì, più che altro la conclusione di due. Sì. Se è possibile, molto velocemente, così chiudiamo. Insomma, allora, ho capito, però dobbiamo dare atto che il segretario è il consigliere giovane presente in aula. Purtroppo io, come sempre, penso, a meno che non ci sia il consigliere Romano. La beata gioventù, lei si lamenta. Allora, lei si lamenta di essere giovane. No, non mi lamento di essere giovane, mi lamento di avere questo ruolo, che è cosa diversa. La mia era ovviamente una battuta, non voleva essere una battuta di spirito. Giovane, allora, Presidente, è giovane perché più giovani non ci sono, si regala il giovane. Non facciamo ora il notaro della situazione, prendiamo atto che il consigliere Gallè è il più giovane tra i presenti e ce ne siamo compiaciuti. Viva la gioventù! Allora, grazie. Allora, quindi volevo semplicemente dare conclusione a due vicende, appunto, delle quali vi avevo informato in queste settimane. Intanto la questione del cambio residenza, anzi cambio domicilio, pardon. La mail non mi è tornata indietro, motivo per cui voglio ben sperare che quindi gli uffici possano continuare poi le pratiche, appunto, per fare il cambio di residenza per l'utente, insomma, che ne aveva fatto richiesta. Bene. Per quanto invece riguarda la vicenda bonus maternità che avevo accennato un po' di tempo fa, la signora in questione che aveva presentato il bonus in data 24 aprile, insomma, e che per tutta una serie di disguidi legati appunto alla parte informatica, cioè dalla gestione informatica del lavoro, non, a quanto pare, insomma, non aveva, non rientrava all'interno del bonus per problemi di scadenze, ha invece ricevuto il bonus. Quindi diciamo che la vicenda, seppur tardivamente, ma si è conclusa in maniera positiva, quantomeno per l'utente, visto e considerato il danno che eventualmente si sarebbe verificato. Bene, siamo contenti, io do atto del suo impegno anche nell'avere sottoposto ai dirigenti, al dirigente, ai funzionari questa anomalia, quindi la ringrazio a nome della circoscrizione, mi auguro che non si ripetano più. Purtroppo ci sono anche altri cittadini che non sono parimenti fortunati come quelli
che si sono poi direttamente o indirettamente rivolti a lei e che ancora non hanno ricevuto riscontri da parte degli uffici, perché avendo presentato la domanda durante la fase di chiusura degli sportelli via mail, non hanno ancora ricevuto un riscontro. Quindi è sempre opportuno da parte vostra segnalare, ma penso che voi abbiate gli strumenti per farlo, ma anche è importante comunque rivolgersi a tutti quegli utenti che non hanno avuto ancora un riscontro. E allora facciamo così, visto l'ora passata, se ci sono dei question time da inviare alla presidenza, voi li potete inviare alla presidenza. So che c'erano, credo, i consiglieri Schembri e Longo che volevano intervenire sul punto question time, che a questo punto verosimilmente faremo domani. Non volendo togliere la parola a nessuno, ma considerando anche l'orario, vi diciamo, se siete d'accordo, noi possiamo chiudere i lavori. E comunque, qualora dei consiglieri avessero delle questioni da presentare, li possono presentare anche in corso di pomeriggio. E lì, inoltre, se sono pronti, ovviamente, se non li presentano domani, ci mancherebbe, e lì lavorerò diciamo, prontamente. E allora, quindi, il segretario è, per pochi minuti, il consigliere giovane, Gallè. Allora, se siete d'accordo, allora, alle ore 14:05, il presidente dichiara chiusa la seduta. Ci vediamo domani. Grazie per la collaborazione. Okay. Buon lavoro. Grazie e una buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Qualcuno dovrà però interrompere la registrazione. Presidente.